Salve popolo di YouTube, bentornati su Shion, io sono NeoGeo, questo è Odalus e siamo sempre qui nel nostro viaggio. Odalus, sì, buonanotte, questo è Echo the Dolphin, io stamattina ho, ho le travegole. Questo è Echo e stiamo giocando ad Odalus, non a Echo the Dolphin. Un giorno faremo anche il gioco Odalus, giocheremo con Odalus a Echo the Dolphin, faremo una cosa del genere. Allora, l'ultima volta siamo morti qui, in questa fase con la barca. Una fase molto classica, però anche molto bella, devo dire, con questa musica molto struggente. Questo è un po' è un leitmotiv, cioè un po' un classico dei giochi di questo genere, insomma, quello di avere un così, una piattaforma che procede indipendentemente da noi. Ecco che io sto perdendo. Bravo. Ho recuperato a quel limite. Cioè avere una piattaforma che procede indipendentemente da voi e una serie di ostacoli che dobbiamo superare per, che il giocatore deve superare per seguire questa piattaforma. Questo è un classico del, dei videogames 8-16 bit. Quindi qua. Ecco, come vedete, le solite lance sono molto forti, ci permettono di uccidere con un colpo solo quei nemici che sono degli alien. Ma qui ho solo due vite e solo due cuori, quindi devo stare molto attento perché non vorrei incorrere in un altro game over. Ok, qui ci sono questi maledetti cosi che saltano e sparano alla vostra altezza, quindi se noi, noi possiamo anche bloccarli a un'altezza, saltando possiamo bloccarli a un'altezza più alta, cioè scusate, più alta, è un brutto gioco di parole, un'altezza, insomma, a un un'altezza al di fuori della nostra portata, ad esempio saltando, in modo che loro sparino più in alto di noi. Insomma, mi sono spiegato malissimo, però insomma, spero abbiate capito quello che intendevo. Qui stiamo andando avanti. Oh, finalmente questo venditore ci vende anche sia un pollo sia delle vite, che io compro senza remore, almeno due, ok. Vediamo se ci dice qualcosa. Mi sembra che sia la stessa cosa che che ci ho detto l'altra volta, la scorsa volta, quindi probabilmente cambia frase a seconda del livello. Allora, qui abbiamo sempre la nostra solita acqua, questi maledetti che allungano le mani. Vediamo, qui non si va avanti, ok, quindi bisogna andare su di qua. Qui niente, ok. Vediamo, proviamo a vedere se riusciamo a beccarlo con la lancia. Tiè, bravo. Allora, è brutto che qui l'istinto che viene da fare. Oh, sparano anche in alto sti bastardoni. L'istinto che viene subito quando quelli sparano il loro proiettile è di abbassarsi. Però abbassandosi si è completamente in balia della corrente, quindi viene, si è portati indietro, si è costretti a indietreggiare. Allora qui c'è un modo per arrivare lì, eppure ci sono vicino, eh? No, aspetta, però qui rischio di perdere, però quella potrebbe essere, no, spero non rispawnino. No, non sono tornato. Allora, intanto comunque io ancora non so bene a che fase sono del gioco, non credo molto avanzata, però non so neanche proprio all'inizio ormai, perché c'è da un po' che stiamo andando avanti, quindi dovremmo prima o poi vedere anche un potenziamento dell'arma o dell'armatura, visto che da come si... Oh, basta! Da... Ah, aspetta! Ah, quindi lì non ci si arriva così, ma ci si arriva... Che cos'era? Non era vita, purtroppo, speravo che mi curasse, invece... Comunque, quello che dicevo, no, è che... Prima o poi riusciremo a vedere il potenziamento di quell'arma e quella, quel vestito che abbiamo, perché da quanto si evince dal menu sembra che possano essere potenziati, no? Cosa devo fare? Vabbè. Così, l'ho ripreso senza... Devo dire che ecco un po' mi distrae, perché alle volte per non farlo cadere comprometto la mia partita. Allora, vediamo qui.
torniamo sott'acqua. Per fortuna questi livelli acquatici non sono eccessivamente odiosi. Forse grazie per la reliquia che abbiamo. Arca. Ho assolutamente bisogno di cure. Oh, qui c'è il nostro blocco, questo blocco. Ok. Il nostro caro blocco pesante. Giù. Lì forse erano delle piattaforme su cui potevo aggrapparmi. Forse. Qui c'è un venditore, aspetta. Un attimo. Una cosa alla volta. E poi l'ultima lipo che abbiamo preso, c'è questo fantomatico dash che ancora, sinceramente, ancora devo capire. Abbiamo bisogno un po' di torce. Devo ancora capire bene cosa serve, perché effettivamente non riesco ancora a capire in che contesto posso usarlo. Oh, non ho soldi per un'altra vita. Devo andare di qua. Ah! Ma siamo tornati indietro! Oh! Che corbelleria! Ah! Ah, quindi se procede... No, aspetta un attimo, aspetta. Fammi capire. Che succede? Oddio! Un boss? Non posso muovermi? Devo immaginarlo che c'era un boss qui. Come si affronterà? Già, non riesco. Così. Allora, vediamo. Proviamo un po' di... Proviamo con le torce. Non male. Purtroppo in questo gioco i boss non hanno una barra di vita, quindi è impossibile capire quanto... Insomma, se ci prendiamo il nostro tempo e lo ammazziamo con calma, non dovrebbe essere eccessivamente difficile. Però se mi salti su... Ecco, grazie. Però le torce le ho quasi finite. Cioè, le ho finite. Pronto, ma... Sì, le finirò. Immagino. Bravo, poi faccio così, le spreco in questa maniera. Allora, devo capire... Che... Odiosità, no. Allora, quando sono in basso lanciare le torce non ha senso. Ok, si sprecano. Anche qui l'ho sprecata una. No! Pensavo andasse nell'altra direzione. Allora, proviamo con le lance. Vaffan. Ok, direi che sono morto. Dai! Che odiosità. Anche le lance. Olè. I boss devo dire che però non sono... Ah, oh, un frammento. Così, bene, che bello. Un frammento dell'Odalus. La scorsa puntata abbiamo scoperto che l'Odalus è la pietra di cui prendiamo i frammenti. Oh, siamo anche andati avanti. Quindi, cosa facciamo? Torniamo indietro a esplorare e andiamo avanti. Abbiamo ancora un minuto e mezzo più o meno. Io proverei ad andare avanti, vediamo un po' cosa ci riserva questo nuovo livello. Ah, montagne. Neve, quindi livello innevato. Col classico, altro classico. Livelli innevati, livelli ghiacciati con il ghiaccio che fanno i nerzi. Aspetta, quello lì però non era da... Ecco qui, mi subivano... Lance. Era troppo difficile. Oh! Allora! Dov'è? Ah! Allora, aia! Questa è un'altra cosa che abbiamo sempre, i livelli con il ghiaccio. Lassù, boh, ci si arriverà in qualche modo. Lì c'è un... Cos'è? Una forza, un geyser, una forza propulsiva. Questi simpaticoni che lanciano le punte. Gli spike, come direbbe in inglese. Spine. Questo lancia ghiaccio, immagino.
però non si può counterizzare, quindi bisogna stare attenti. Allora, prima di buttarmi in sta roba, vado qui. Magari mi curo anche. Non ho più soldi. Bello. Ho finito i soldi. Abbiamo varie vie. Se vado qui cosa succede? Assolutamente niente. Quindi probabilmente questa è una forza ascensionale che funzionerà con qualche power up, immagino. Bene, siccome... Sì, grazie. Siccome siamo arrivati al checkpoint, direi di interrompere questa puntata qui e riprendere alla prossima, che beh, sarà a breve, spero. Ciao ragazzi, ciao!